da 7 anni a questa parte abbiamo costruito la formazione dei portieri su 3 livelli. Livello 1 è un corso di base, è aperto veramente a tutti e tutte, indipendentemente se sei preparatore dei portieri oppure no. Vogliamo veramente dare una base, soprattutto tecnica, la filosofia tecnica che abbiamo sviluppato in Svizzera. E il secondo obiettivo principale di questo corso è che tutti capiscono la nostra struttura, come vogliamo lavorare sul campo. Poi ci sarà il secondo livello, dedicato soprattutto ai preparatori che lavorano nel settore giovanile fino all'under 16. Lì cominciamo a sviluppare la struttura imparata a livello 1 anche dal punto di vista del situazionale, nel senso che la tecnica che abbiamo imparato nel livello 1 la vogliamo applicare in situazioni di gioco. E poi c'è veramente il passo decisivo verso il calcio professionale con il livello 3, che è strutturato su diversi moduli. Dura un anno e questo corso è esclusivamente pensato e programmato per preparatori che faranno il semiprofessionismo, il professionismo sia nel settore giovanile che in una prima squadra. I principi sono chiari, lavoriamo su una struttura dove la situazione di gioco è omnipresente, vale a dire che già nel riscaldamento cerchiamo di organizzare, di sviluppare gli esercizi negli spazi e con la tecnica che la situazione di gioco che andiamo a simulare ci chiederà, e si protrae in tutto l'allenamento, passando dalla parte tecnica, noi la chiamiamo analitica, dove chiaramente la tecnica è il punto forte di questo momento dell'allenamento, ma anche questa impacchettata nella situazione di gioco, per poter arrivare il più presto possibile, il più velocemente possibile, in una vera situazione di gioco, perché nella nostra filosofia è molto importante, mettiamo l'accento sulla decisione del portiere. Chiaro, ci vuole una buona base tecnica, però mi interessa avere in porta un portiere che prende delle decisioni giuste, piuttosto che avere una tecnica eccellente e ogni volta fare il contrario del sbagliato.